Ha preso il via anche quest'anno dalla splendida Villa Cordellina Lombardi di Montecchio Maggiore la 53esima edizione della Piccola Sanremo, la classicissima per Under 23 messa in cantiere anche quest'anno con la consueta passione dagli uomini della UC Sovizio, guidati dal giovane presidente Andrea Cozza. Una manifestazione molto attesa, quella vicentina, perché apriva ufficialmente il calendario delle classiche primaverili riservate agli Under 23. Un gruppo folto, quello che si è presentato al Via di Sovizio con 172 atleti in gara in rappresentanza di tutte le migliori formazioni italiane e anche delle straniere. Al Via infatti erano presenti la Chambéry Cyclisme, la Nazionale Bielorussa e il team Zappis proveniente dalla Gran Bretagna. La prima parte pianeggiante non ha fatto registrare alcun scossone, quindi si è andati ad affrontare per 4 volte consecutive la salita di Vigo, la classica salita che ha sempre caratterizzato la piccola Sanremo, a cui quest'anno è stato aggiunto il muro del castello di Montemezzo, solo per quanto riguardava le ultime 2 tornate. E dunque gruppo che sfida pressoché compatto anche sulla salita di Vigo per la gioia dei tifosi in una giornata primaverile e molto piacevole. Infatti tantissima gente è giunta a Sovizio per gustarsi questa grande corsa. Una corsa che è entrata nel vivo proprio nel corso delle ultime 2 tornate, quelle che comprendevano appunto la salita del castello di Montemezzo e la salita di Vigo. Su queste rampe, in una prima battuta a prendere il largo era stato Matteo Zurlo della Zalfa Aeromobile Désiré Fior, poi ci ha pensato Manuele Tarozzi, il romagnolo del team in Emilia-Romagna, che tutto solo al suono della campana ha provato ad evadere. Siamo con le immagini sull'ultimo passaggio sulla salita del castello di Montemezzo, dove a condurre è proprio Manuele Tarozzi. Per lui una quindicina di secondi di vantaggio sul gruppetto dei migliori di giornata. Tarozzi riesce a scollinare sul castello di Montemezzo in solitaria, ma sulle sue tracce si porta una coppia della Chambéry Cyclisme, composta dal francese Nicolas Prodhomme e dallo statunitense Matteo Jorgensen. Più indietro poi tutto il gruppo con i migliori più attesi di giornata. Si va quindi ad affrontare le rampe della salita di Vigo, ultima asperità di giornata. Lo statunitense Jorgensen si sposta dopo aver pilotato il compagno di squadra e proprio all'imbocco della salita è Emanuele Tarozzi a tentare di rilanciare l'azione. Sulla sua ruota però resiste alla grande Nicolas Prodhomme della Chambéry Cyclisme, ricordiamo il francese vincitore lo scorso anno della Bassano Montegrappa, che proprio nel tratto più impegnativo di salita rilancia l'azione, stacca Tarozzi e si invola tutto solo verso il traguardo finale. Una quindicina i secondi di vantaggio di Prodhomme su Tarozzi al Gran Premio della Montagna, più indietro tutti gli altri. Questi pochi secondi sono sufficienti a Nicolas Prodhomme per presentarsi tutto solo sul rettifilo d'arrivo e andare a celebrare la sua prima affermazione stagionale, la seconda in territorio italiano. Secondo posto per Emanuele Tarozzi, terzo giungerà Matteo Jorgensen, sempre per la Chambéry Cyclisme, mentre Giovanni Aleotti del Cycling Team Friuli regolerà il primo gruppetto inseguitore. Quindi podio internazionale, ben 3 nazioni rappresentate sul palco della piccola Sanremo, dove sono state assegnate anche le maglie dei leader delle diverse classifiche e brindisi per Nicolas Prodhomme. Nicolas Prodhomme, une extraordinaire victoire pour toi aujourd'hui. Ouais, c'est la première de ma saison. L'année dernière, j'étais venu 2 fois en Italie où j'ai réussi à où j'ai eu ma seule victoire à Monte dei Grappa. Je suis venu une deuxième fois pour le Tour de Lombardie où j'ai terminé quatrième et Clément Champoussin avait fait troisième. Là, c'est la première fois que je viens cette année. Je crois que je reviendrai encore l'année prochaine. Manuele Tarozzi, sono mancati 10 metri per la vittoria. Ah sì, 10 metri, proprio quelli lì che mancavano. Mi sono fatto riprendere in salita e mi ha dato quei 50 metri, non sono riuscito più a chiuderli. Ci ho provato in tutti i modi, ero partito lungo perché sapevo che in salita peccavo un po', allora ho provato ad avvantaggiarmi. Però è rientrato dietro fortissimo, ci ho provato in tutti i modi. Un secondo posto che segna anche il primo podio stagionale per il team in Emilia-Romagna, un buon inizio. Cioè, sì, dai, un buon inizio, è anche il mio primo piazzamento, quindi dai, speriamo bene. Sicuramente possono migliorare. Matteo Jorgensen, a grateful podium for you. Yes, I'm super surprised. I tacked on the descent second to last lap and got away with a guy from Zalf, and
and we just rode until the last two climbs, and on the first one I hit it really hard and stayed away from the group, and then in between the two Nico bridged up to me, and he was obviously fresher because he had just attacked. So in between the climbs I just rode on the flat and rode for Nico, and then I blew up on the last climb, and when I looked back there was no one. The group was completely gone, and so I just kept going. I didn't think I had much left, but you surprise yourself sometimes, eh? Presidente Andrea Cozza, una 53esima piccola Sanremo pienamente riuscita, tre nazioni sul podio e atleti di grandissima qualità. È stata un'edizione spettacolare, perché avere 30 formazioni al via, 3 nazioni straniere presenti, 27 squadre italiane che rappresentavano 9 regioni italiane, abbiamo avuto le migliori squadre nazionali e internazionali. La corsa è andata benissimo, il sole ci ha graziati, su per i colli con anche la salita di Montemezzo, che era l'inedito di quest'anno, e la salita di Vigo. Erano molto importanti, impegnative, però allo stesso tempo c'è stato molto pubblico e gli atleti ce l'hanno fatta tranquillamente. È stata un'edizione, come ho detto, molto innovativa, visto appunto la modifica del percorso. Noi dell'Unione Ciclistica Suvizzo siamo stati contenti di questa bellissima giornata. Ripeto sempre, anche per noi organizzatori è un lavoro di squadra avere questo successo e portare a termine questa manifestazione. Grazie anche a tutti gli sponsor e alle amministrazioni locali che ci permettono appunto di concretizzarle. Un grazie alla mia squadra, come ho appena detto, perché ci tengo a ringraziarla, visto un anno di lavoro per portare questa manifestazione a Suvizzo, quindi ci tengo ed sono un po' emozionato, ma sono contento.